Gli allarmi aerei squarciano il silenzio, senza tregua, la guerra in Ucraina è ininterrotto e il flusso di chi scappa e cerca riparo in Italia, non gli uomini, dai 18 ai 60 anni reclutati. Mentre si combatte in queste ore diplomazia e lavoro a Vilnius, in Lituania, i paesi NATO si confrontano sul tema della difesa collettiva. C'è anche Zelensky, Biden frena sull'adesione, rinviarla dopo la fine del conflitto. Abbiamo chiesto sul punto il parere di chi vive quotidianamente la guerra, ma conosce l'Europa e la visione occidentale. Oksana Bibliv sul tema dell'ingresso dell'Ucraina nella NATO spiega. Siamo davvero fiduciosi in questo summit e nell'esito del summit Vilnius 2023. Solo a nostro parere l'adesione dell'Ucraina alla NATO può creare una barriera forte a questa aggressione russa. La guerra della Russia contro l'Ucraina ha compromesso, come vediamo, i principi di sicurezza stabiliti precedentemente. E la debolezza della Russia in questo periodo dimostra che non potrà allargare questa aggressione su una vasta scala contro l'Europa se al fianco orientale della NATO ci sia l'Ucraina. E l'Ucraina, tra l'altro, in oltre 500 giorni di guerra ha dimostrato al mondo intero, a caro prezzo direi, ha dimostrato un livello elevato di una forte resistenza, di controffensiva, di apprendimento rapido di utilizzo delle risorse innovative ad alta tecnologia. E tutto questo è stato possibile grazie al partenariato forte della società civile moderna. E di conseguenza la missione dell'Ucraina alla NATO diventa indispensabile per proteggere i confini europei, per proteggere la sicurezza e per la sicurezza dei paesi dell'Occidente, l'Europa inclusa. E tutto questo serve anche per evitare che questa guerra diventi stagnante possa compromettere sempre di più la sicurezza dei paesi dell'Occidente e l'Europa nella sua forma attuale. Ecco, abbiamo detto al di là di come finirà in questi 2 giorni, abbiamo letto alla vigilia le dichiarazioni. Oksana, ti spaventano le dichiarazioni di Biden quando dice dovremo riparlarne alla fine del conflitto dell'ingresso dell'Ucraina nella NATO? No, non ci spaventano, si legge una certa logica anche in queste dichiarazioni, ma a nostro avviso bisogna soltanto trovare il modo giusto e la formula giusta per anticipare questi tempi e per far sì che l'Ucraina comunque entri a far parte della NATO anche prima, e questo bisogna vederlo con gli occhi di chi vive qui, di chi perde i suoi figli ogni giorno e di chi aspetta il ritorno di quei figli a casa vivi. Oksana, un'ultima domanda. Prima della guerra, che cosa significava l'estate in Ucraina? La faccio non a caso, ma perché, anche se tanti italiani sono in difficoltà e magari non andranno in vacanza, alcuni invece godranno della vacanza, la guerra non va in vacanza. La guerra non va in vacanza, e la seconda estate rubata in cui la guerra non va in vacanza. E tutte le stagioni sono diventate un po' uguali, quindi anche questa estate
sarà, il sole non sarà lo stesso, non lo è, e si aspetta sempre per restituire al popolo ucraino quelle stagioni rubate, anche quest'estate. Sperando che il sole sorga presto. Oksana, noi ti ringraziamo. Un'ultima domanda Certo. ancora, però attualmente sono mesi comunque di forti combattimenti, di un'altalena anche militare, no? Abbiamo visto quello che è successo in Russia, abbiamo visto ancora gli attacchi. Che cosa c'è da aspettarsi sul campo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi? È una stagione calda in tutti i sensi e abbiamo visto che il nemico per vendicarsi se la prende sempre di più con la popolazione civile. Abbiamo visto che ha intensificato gli attacchi di recente anche ad estremo confine con l'Europa, alla città di Lviv, quindi non possiamo mai perdere la tensione. Non possiamo mai perdere l'attenzione verso tutto quello che succede ed essere sempre pronti a reagire e a resistere in ogni caso, anche perché tutto questo è accompagnato anche da una grande fiducia nel supporto dei nostri partner, dei nostri alleati, anche nel supporto di questo esito del summit, di Vilnius. Ed è una grande speranza. Oksana, grazie. Insieme vinceremo. Slava Ucraina!